Giletti a Sanremo torno in Rai, calore dal pubblico nei momenti difficili. Ho visto un amico seduto in prima fila, vado a salutarlo, ha detto Amadeus dopo la prima ora di diretta nella terza puntata del Festival di Sanremo 2024, appena finita l'esibizione di Mr. Rain. L'amico in questione era Massimo Giletti, pronto al suo ritorno in Rai dopo 6 anni di assenza. Benvenuto e bentornato in Rai, ha subito detto il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 al collega, seduto accanto a Giovanna Civitillo. E così Giletti si è alzato, tra gli applausi del pubblico del Teatro Ariston, complimentandosi con Amadeus per i suoi 5 festival tutti di grande successo. Massimo sta preparando una serata bellissima per il suo rientro in Rai. Ha poi detto Amadeus. Si tratta di un compleanno importante che ci appartiene perché fa parte della nostra storia, ha asserito poco dopo Amadeus, e Giletti gli ha risposto. Tu sei dentro la storia perché hai fatto 5 festival, 5 anni di successo qui a Sanremo. Celebreremo i 70 anni della televisione, andremo in onda il 28 febbraio su Rai 1 in prima serata con grandi nomi tra gli ospiti. Ha poi detto Massimo, ammettendo, tornare in Rai, l'azienda in cui io sono nato e cresciuto non solo professionalmente ma anche come uomo, è un'emozione molto intensa. Ancora applausi per Giletti, che ha quindi aggiunto. Questa grande emozione la dedico a tutte le persone che sono qui e a tutti gli spettatori, perché mi hanno dato tanto calore nei momenti difficili, che non posso dimenticare. Prima di concludere il suo intervento a Sanremo, Massimo Giletti ha rivelato che sarà proprio Amadeus ad aprire il suo programma, avendo appunto fatto per 5 anni il Festival di Sanremo, sempre con grande successo. È il padrone di casa del festival. Prima di salutare il collega e tornare sul palco per annunciare il prossimo artista, affiancato da Teresa Mannino, simpaticissima con la sua satira, ha ricordato ancora una volta ai telespettatori la data di messa in onda dello spettacolo di Giletti su Rai 1, ossia mercoledì 28 febbraio. Mancava dal 2017 Massimo Giletti in Rai. Quello è stato l'anno in cui è andata in onda per l'ultima volta l'Arena che, nonostante registrasse ogni domenica pomeriggio su Rai 1 ascolti altissimi, è stata chiusa inspiegabilmente. Dopo l'uscita dalla Rai, lo ricordiamo, Giletti ha lavorato sulla 7 per diverse stagioni, conducendo in prima serata Non è l'Arena, ma la trasmissione è stata eliminata dal palinsesto lo scorso anno. Ora, dunque, per Massimo si riaccendono le luci di Rai 1.